Questa sera viene presentata l'iniziativa che da circa un anno è stata intrapresa insieme agli amici che vedete alla mia sinistra per la ripresentazione, riproposizione alla città dei Santoni di San Pietro. Molti di noi non li hanno mai visti, non sanno neanche di che cosa stiamo parlando, perché o ne hanno visto dei brandelli qua e là quando erano già stati distrutti, oppure ne hanno solo sentito parlare dai racconti dei propri genitori, dei propri nonni. E nel parlarne i nostri genitori, i nostri nonni ne hanno sempre parlato con grande nostalgia e con un grande senso di perdita, perché se noi domandiamo ai più anziani, che grazie a Dio ancora hanno la memoria visiva di quello che era la festa di San Pietro fino a un certo punto, tutti ne parlano con grande meraviglia, ne parlano come qualcosa di grandioso, come qualcosa di coinvolgente. Una città intera era presente ai vari momenti che si svolgevano per tutto il giugno modicano, che culminava appunto nella festa di San Pietro, e particolarmente nei momenti legati alla processione di San Pietro. La processione di San Pietro non era, lo sappiamo tutti, non era semplicemente la processione della statua del santo, ma la statua del santo era accompagnata, circondata da tanti altri, da tante altre persone che, come dire, rappresentavano e portavano qualcosa che rappresentasse la vita di Pietro. Oltre ai santoni di cui parleremo stasera, sappiamo che c'erano i carri nella processione di San Pietro che rappresentavano l'ultima cena, che rappresentavano la liberazione dal carcere miracolosa di San Pietro, che rappresentavano la pesca miracolosa. Quindi le persone coinvolte nell'animazione di questi carri nella processione erano parecchie. Si portava in processione il braccio reliquiario di San Pietro, si portava in processione l'Arca Santa con le reliquie dei martiri, oltre la statua del Civiletti, che diventava una cosa tra le tante. In più, si portavano in processione, inizialmente slegati dalla processione del santo, della statua del santo, si portavano in processione i santoni, Gesù con i 12 apostoli, figure fatte in maniera molto semplice, con delle strutture molto, molto semplici, con solo la testa e le mani di carta vesta, che venivano portate con le persone infilate dentro e, come dire, subivano così anche la personalità di chi le portava o le difficoltà di chi le portava. Per cui se c'era un inciampo, inciampavano, se c'era qualcosa da evitare, un ostacolo da evitare, cambiavano percorso. Qualcuno ci si divertiva pure, perché, come vedrete anche nel santone che verrà presentato, se non la tengo vigilante, eccolo qui.
ringraziare anche per essere venuti qui. Sotto c'è una persona ovviamente, non cammina da sola, non è neanche telecomandato. C'è la finestrella per gli occhi, rimane un altro po' molto per essere così vicino da voi, se volete, magari lo porteremo più davanti al portone principale per essere avvinato anche da voi e far venire la curiosità anche agli altri. L'invito che ci hanno rivolto. Facciamo tutti, Se ti appartiene alla città di Mario, facciamo. Se ti appartiene alla città di Mario, facciamo. Se ti appartiene alla città di Mario, facciamo.